Sede centrale Madis, Osaka, reception. Salve, mi spiace disturbarla, ma ho un appuntamento con il signor Konoe. Mi spiace tanto, ma il signor Konoe al momento non è in sede a causa di un'urgenza. Un'urgenza? Purtroppo non ho altri dettagli in merito. La prego di ritornare un altro giorno. Mi scusi, ma mi era stato detto esplicitamente di venire qui a quest'ora. Sicuramente, e mi dispiace davvero per l'inconveniente, ma dovrà ritornare in un altro momento. Ma che sta succedendo? È uscito! Semplice! Dipartimento di Polizia di Tokyo, ufficio del direttore. Mi ha fatto chiamare, signore? Oh, commissario, giusto un tempo. C'è un favore che vorrei chiederti. E lui sarebbe? Ah, l'uomo minaccioso. Questo è il signor Wada. Sono certo avrei sentito parlare molto di lui. Piacere di conoscerla, signor Wada. È piacere tutto mio, commissario Kaburagi. Anch'io ho sentito parlare molto di lei. Sto facendo un ottimo lavoro, a quanto mi dicono. Ah. Ora ho saputo che sta dando la caccia ai ladri fantasma. A quanto pare sono i colpevoli che si celano dietro l'epidemia di risvegli del cuore di cui tanto si parla. In realtà non abbiamo ancora prove concrete di questo. Certo, ma la mia fonte mi ha appena fornito delle informazioni che potrebbero dare una svolta a questo caso. Di recente i ladri fantasma hanno provato ad hackerare uno dei più grossi assistenti virtuali di questa nazione abbia mai creato. Hanno provato ad hackerare Emma? Proprio così. Vogliono rubare le informazioni della gente e lo fanno per motivi convenzionali. Prima scavano nel passato delle persone per poi costringerle a confessare quello che fa comodo a loro. Ecco qua, questa epidemia. Sappia che prendo la mia posizione molto seriamente. È in ballo il futuro del nostro grande paese. Shido 2 è arrivato. E non permetterò che dei terroristi da quattro soldi se ne vadano in giro credendo di essere loro quelli nel comando. Shido 2. Devono essere arrestati immediatamente, per la mia tranquillità e quella del popolo. Per la tua tranquillità. Commissario generale, dove volete arrivare? I nostri politici hanno deciso che i ladri fantasma non possono più andarsi in giro indisturbati. E noi, in quanto difensori della legge, desideriamo soltanto fare la cosa giusta e aiutarli. Voi volete pararvi il culo, è diverso. C'è anche la questione delle prossime elezioni, alle quali spero vivamente di partecipare. Avrei certamente capito cosa voglio dire. Quindi volete mettere nel sacco qualche risultato? È un modo piuttosto diretto per dirlo, ma sì, è qualunque è qualcosa a cui terrei molto. Quindi, se ho ben capito, volete far arrestare l'altro fantasma e porre fine all'epidemia senza alcuna prova. Deve anche capire che trovare delle prove fa parte del suo lavoro. Ho già parlato con questo col signor Konoe, il CEO di Madis. Se c'è qualcuno che ha il diritto di aiutarci in questa faccenda è lui. Probabilmente non le piacerà sentirlo, ma è troppo presto. Quella che noi chiamiamo epidemia di risvegli del cuore per la gente è giustizia. Per loro i ladri fantasma svelano i mali della società. Arrestarli all'improvviso causerebbe solo proteste. Dovremmo almeno indagare per scoprire se stanno davvero ricattando. Saranno accusati di omicidio. Eh? È stato trovato un cadavere ad Okinawa in un centro di ricerca sull'intelligenza artificiale. La vittima era capo dello sviluppo di Emma. Come fate a saperlo se noi l'abbiamo appena scoperto e anche lei e anche quell'altro? Dopo che i ladri fantasma hanno scoperto come infiltrarsi nel sistema, hanno ucciso quel povero uomo. Ah, che stronzate. Ora capisce? Il nostro paese è nel mezzo di una crisi che continua ad aggravarsi. Ci sarà anche qualcosa per te. Che ne dici del titolo di commissario capo? Come, prego? Saresti a capo dell'intero corpo di polizia. Sono certo che nessuno si lamenterà. Le facciamo questa offerta perché sappiamo che sarebbe perfetta per il ruolo. Allora fare in modo che sia così. Ha venduto l'anima per avere un posto. Brava donna. Se siete voi due a dare gli ordini, allora non c'è niente di cui discutere. Certo. Ah, sapevo avresti fatto la scelta giusta. Le voci erano vere. Lei mostra davvero discrezione. Magari un giorno riuscirà a diventare commissario generale unicamente sulla base dei suoi meriti. Wow, che stronzo. Sono certo che se la caverebbe a meraviglia. La ringrazio per la fiducia.
Se non c'è altro, lasciate che vi dica che la questione è in ottime mani. Ciao, ciao, buona giornata. Wow! Che stronzo! In fondo, non siamo altro che dei cani obbedienti, che abbaiano solo a coloro a cui ci viene ordinato di abbaiare. Già! Non siete altro che feccia, bastardi! Spero almeno che lei però faccia la cosa giusta dicendola anche a Zenkichi, e Zenkichi faccia la cosa giusta dicendola a noi. Morgana con l'acqua, con la coda nell'acqua. Oh sì, questo posto è un vero paradiso. Quest'acqua è divina, dobbiamo assorbire tutta l'energia curativa possibile. Sapete, spero che il nonnetto stia bene. È più affidabile di quanto sembri, sono disposto a fidarmi di lui sulla parola. Forse non attenderemo molto, non appena otterrà la parola chiave di Konoha entreremo in azione. Quindi tenetevi pronti. Sono nato pronto. Questo è lo spirito giusto, sapevo che di poter contare su di te, Vionix. Wow, ma è enorme, guardate com'è strutturato. Cosa? Potrebbe essere un bagno misto, forse è per questo che è così vuoto. Cambia dopo un certo orario, dopo le 20 è solo per donne. Le porte del lato maschile dovrebbero essersi chiuse automaticamente. Allora immagino sia tutto nostro. Figo, voglio restare fino a diventare un nuovo sodo. Effettivamente c'hai il colore del tuo orlo. Merda, non ci credo. Che diavolo ci fanno qui? Probabilmente siamo entrati proprio mentre la fascia oraria cambiava. Dobbiamo andarci subito, dovremmo avvisarle, dovremmo nasconderci. Dovremmo avvisarle. No, è troppo tardi, sono già qui. Calma, zucche vuote, c'è in ballo il nostro onore qui. In qualità di nobili ladri, nonché gentiluomini, dobbiamo sparire senza lasciare traccia. Il fallimento significa morte certa. Joker, diamo il via all'operazione. Operazione fuga. Wow, quest'acqua è meravigliosa. Ah, potrei restare qui per sempre, sento che mi sta sciogliendo. Cos'è stato? C'è qualcuno qui? Brottigliata! Ci stavate spiando? Esigo una spiegazione, ora. Già, pervertiti. Doppi, anzi, quadrupli pervertiti. Non è come sembra, la fascia oraria è cambiata non appena siamo entrati. È chiaramente un equivoco. Devi crederci, Lady Anne. Siamo rimasti chiusi qui proprio all'ultimo. Vero, Phoenix. È stato un incidente. Niente scuse. Orca troia, vi meno. La madonna. Pugno della giustizia. E se ne vanno pure. Siamo arrivati in paradiso. Poveracci. Mamma mia, che sfiga. Osaka, Dotonbori. Cos'è un Dotonbori? Beh, che bella perdita di tempo. Ora, cosa racconterò agli altri? So che avevo un appuntamento. Che razza di stronzo cerca di evitare la polizia? Abbiamo una notizia dell'ultima ora. Poco fa, Akira Konoha, meglio noto come il CEO di Madis, ha tenuto una conferenza stampa di emergenza, nella quale ha annunciato che Emma, la nuova assistente virtuale della sua azienda, cesserà momentaneamente di funzionare. Oh, che culo. Cosa? Prima di tutto, mi rivolgo ai nostri utenti e mi scuso per ogni eventuale disagio che potrebbe riscontrare. I server di Emma sono stati effettivamente hackerati, ne abbiamo conferma. Ancora più deplorevole è il fatto che alcuni dei vostri dati personali siano stati rubati durante l'attacco, e di questo sono mortificato. Come azienda sappiamo quanto sia importante la vostra privacy e abbiamo preso misure appropriate per porre rimedio alla falla. È per questo che abbiamo deciso di sospendere tutte le istanze di Emma fino a nuovo ordine. Quando gli artefici di questo tremendo attacco... No, aspetta. Quanto hai artefici di questo tremendo attacco? Sono stati i ladri fantasma, gli stessi terroristi che ultimamente seminano il caos ovunque. Cosa? Oltre ai loro orrendi crimini, hanno persino ucciso uno dei nostri, solo per rubare il frutto delle sue ricerche. Così facendo, hanno ottenuto tutto necessario per superare le difese di Emma. Ucciso? Ma che stronzata!
Siamo le ultime vittime di quella che sembra una serie di incidenti correlati. Ci sono svariati altri casi nei quali questi criminali hanno rubato informazioni, usandole poi per tormentare le loro vittime. Ladri fantasma, se state ascoltando, ho qualche parola per voi, spietati assassini. Non cederemo mai alle vostre minacce, né io né la mia azienda, né tantomeno Emma. Dite di volere la giustizia, eppure rubate dati preziosi, uccidendo i nostri uomini migliori. Attendo con ansia il giorno in cui verrete puniti. Questo è quanto dalla conferenza stampa. La polizia è al corrente del caso e cercherà di arrestare Ladri Fantasma il prima possibile. Ora avete fatta grossa, Ladri Fantasma. Hanno davvero fatto fuori qualcuno? Porca troia, non avete imparato nulla dalla faccenda di Shido e tutto il resto? Che diavolo sta succedendo? Oh merda! Maledizione, perché non risponde nessuno? State bene, ragazzi? Sbrigatevi, uscire da lì! Porca... Cani ubbidienti. La pure la SWAT, mamma mia! Venite! Porca troia, ma anche la SWAT, ma seriamente? Spero che siamo già nel camper! Pure! È arrivata pure lei! Eccolo, Zenkichi! Meno male! Che cazzo state facendo? Per un attimo ho avuto il batticuore, cioè nel senso... Commissario, credevo di averglielo detto a Okinawa. I ladri fantasma non hanno assolutamente niente a che fare con l'epidemia di risvegli del cuore. Come può accadere una cosa del genere allora? È come ha detto il signor Konoe. I ladri fantasma sono sospetti di aver creato Emma e di aver ucciso il direttore del centro di ricerca di Madis. E lei si fida della sua parola? Dove sono le prove di tutto questo? Se sincera, crede che si abbasserebbero a commettere omicidi. Quel direttore era morto ancora prima che... Sembri fin troppo preoccupato per un gruppo di criminali, ispettore Isegawa. Hai forse dimenticato che sono i sospettati numero uno fin dall'inizio? Metti da parte i sentimenti e concentrati. Non possiamo lasciarli impuniti, questi criminali. Inoltre, ho un ordine diretto del commissario generale. Disobbedire non è un'opzione. Giustamente, cani ubbidienti. Il commissario generale? E lui che c'entra con tutto questo? Non credi che ci sia qualcosa che non va? Deve esserci un altro sotto. Come quando è morta tua moglie. Credevo di avertelo detto. Questa organizzazione è tanto corrotta quanto enorme. Non la si può piegare semplicemente al proprio volere. Ora, se vuoi seguire la giustizia, impara un po' di autocontrollo. Giustizia. E comunque hai giurato che avresti sopportato ogni avversità pur di estirpare il male. Quindi per ora sopporta, verrà il tuo momento. Ma non sono neanche... Una volta in cima metterò in ginocchio i corrotti. Lascia che la mia giustizia sia anche la tua. Non sono neanche criminali, sono ragazzini. Credo di essere stata chiara. Commissario. Sta luce? Stai dicendo che il mondo non è diviso nettamente in bene e male, ma questo non ci impedirà di combattere lo stesso. Se qualcuno soffre, è giusto fornire aiuto quando possibile. Sembra si stia anche ambientando. Che ne dici? Ti senti un ladro fantasma ora? Lascia che ci pensi io. Credo che tua figlia abbia bisogno di te. Che cazzo la mette in mezzo a fare? Mia figlia. Perché, papà? Perché non mi ascolti mai? Sai bene chi è il vero cattivo. La polizia non dovrebbe fare ciò che è giusto. Akane. E ora, tutti pronti? A tutte le unità, muovetevi. Fermi! Scappate!
Scappate, tutti quanti! Idiota. Sei in arresto. L'intralcio alla giustizia è punito dalla legge. Ora tocca ai ladri fantasma. Non lasciateli fuggire. Vuoi salvare i progressi? Wow. Che bella svolta degli eventi.